sito Bonazzi Vichinghi che pubblica le curiosità e i segreti scovati sull'attore turco osannato dal pubblico, diventato anche un sex symbol. Cannes, durante un litigio, ha tirato un bicchiere di tè bollente alla collega Selen Soder. Il litigio sarebbe finito in tribunale. Dopo aver visionato video e sentito testimonianze, Cannes sarebbe stato dichiarato colpevole ed è stato condannato a pagare circa 8.000 lire turche, 1.200 euro circa, a Selene, che a causa dello scandalo è stata licenziata dalla produzione della soap e sostituita da un'altra attrice. Khan ha studiato giurisprudenza ed è diventato avvocato fiscalista. Oltre a fare l'attore, sembra che abbia aperto il suo studio legale. Il nome Khan è molto diffuso in Turchia, significa molte cose: cuore, spirito, anima. Suo nonno paterno è un immigrato albanese, sua nonna invece è macedone. Khan è figlio unico e i suoi genitori si sono separati quando aveva 5 anni. Khan non ha nessun tatuaggio. L'aquila mostrata in Daydreamer era finta e applicata ogni volta dal team di make-up artist della serie. Non solo bello e bravo, ma anche ricco, sì, perché sembra che il bel Khan abbia un patrimonio di almeno 3 milioni di dollari, secondo Wikipedia. Ha frequentato le scuole elementari e le scuole medie al Bilfen College, poi ha proseguito gli studi al liceo italiano di Istanbul per poi iscriversi alla facoltà di giurisprudenza in Turchia. Ha completato la sua istruzione facendo anche un periodo di scambio culturale negli Stati Uniti d'America. È sempre stato uno studente eccellente, nonché bravissimo negli sport. Pare che il suo sport preferito sia il basket. Parla varie lingue, la sua lingua madre, l'albanese, l'inglese, un po' di italiano che ha studiato anche al liceo, un po' di tedesco. Ama suonare e ama la musica. Suona vari strumenti, tra cui chitarra, percussioni e pianoforte. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate like di supporto.